Siamo qui col signor Arduino Emanuele, che è un cittadino di Saronno che si è contraddistinto di recente per essere stato campione della trasmissione televisiva L'Eredità per ben 12 sere. Qual è il motivo che l'ha spinta a iscriversi a questa trasmissione? Ma il motivo è che ad aprile del 2017 aveva partecipato una ragazza che si è laureata con me e aveva partecipato e era diventata campionessa ed era rimasta in carica una serata. Insomma, vedendo lei giocare ho detto, beh, perché non ci provo anch'io? E allora ho chiamato, il programma stava finendo in quel periodo per l'estate, quindi non hanno risposto, poi ho richiamato a settembre, mi hanno fissato subito l'appuntamento per il provino a Milano e mi hanno preso, dopo 2 settimane è arrivata la comunicazione che ero preso e dovevo andare a Roma. Poi in realtà me l'hanno rinviata la partecipazione perché si era sentito male Fabrizio Frizzi e quindi ho dovuto spostare la mia partecipazione di una settimana e ho giocato con Carlo Conti. Come avviene questo provino? Ma si va a Milano per chi è in Lombardia, la città invece è capoluogo per ogni regione, e si risponde innanzitutto a una serie di domande scritte stile terza prova di esame di maturità. Si prova anche a fare qualche ghigliottina che è il gioco finale del programma, e poi c'è un minuto circa di presentazione davanti alle telecamere dove si dice il proprio nome, da dove si viene, qualcosa di sé, e dicono che è molto importante questa parte perché, essendo un programma televisivo, devi essere spigliato, non devi essere uno che rimane lì con la parola in bocca senza essere in grado di formulare un discorso, di dire 2 parole di senso compiuto. Quindi c'è anche una componente di fotogenia, di disinvoltura in queste prove. Beh, bello sono bello, l'ho sempre saputo, però sicuramente è importante sapere essere sciolti, sapere avere la battuta pronta, certo non dovrei dirlo perché sembra brutto, sembra autoincensarsi. Quello che intendo dire semplicemente è che bisogna essere in grado di essere un po' reattivi, ecco, non essere troppo timidi. Beh, comunque è un gioco che in parte richiede una certa prontezza di riflessi, di intuizione, ma in parte richiede anche avere un'infarinatura generale di tante cose, perché ci sono domande che spaziano un po' per tanti argomenti, seppure si possano sempre scegliere gli argomenti. Non è come ai tempi dei famosi quiz di Mike Buongiorno, Rischia Tutto, che ci si specializzava in una materia e quindi si approfondiva e insomma era più sicuro vincere. Qui invece quasi un gioco d'azzardo. Sì, da Mike mi sarei presentato con il Tenente Colombo, perché io mi sono laureato con una tesi sul Tenente Colombo, quindi Addirittura. sì, io ho pianto una notte quando è morto il Tenente Colombo, ma le domande effettivamente sono di vario genere, di vario tipo, e bisogna avere appunto una conoscenza almeno superficiale di tanti temi. Io ho fatto una figuraccia perché, infatti su internet mi hanno preso parecchio in giro perché mi hanno chiesto in che band suonava, adesso non ricordo il nome purtroppo, era uno dei Beatles, però era il Beatles meno famoso, non era né Ringo Starr, né John Lennon, né Paul McCartney, era il quarto, quello che anche adesso non mi ricordo. E non so cosa ho risposto, però proprio io non lo sapevo, dico la verità. Con quale metodo si è preparato? Allora, A questo punto, visto l'enciclopedica qui situazione. c'è stato un metodo scientifico. Intanto, per dire, guardavo il programma, che so, vedevo che c'era la domanda sugli oceani, e allora prendevo una pagina, non è ufficialissimo come cosa, però di Wikipedia, e iniziavo a leggermi magari quell'oceano dove c'è quella baia, dove c'è quell'altra, oppure guardavo le ghigliottine e vedevo come avevano trovato i legami con la parola. Per dire, uno dei modi per risolverla è aggiungerci una preposizione semplice, che so, se la soluzione è. Penso difficile trovare un esempio, ma se la soluzione è toro e c'è tra le domande, tra le possibili cose corna, allora metti corna A, corna A, corna D, corna e trovi la Beh, parola. questo per quanto riguarda, diciamo, il gioco finale, che è quello Sì. determinante per portare a casa un po' di soldini. Sì. E lei, se non sono indiscreta, è riuscito a portare a casa qualcosa? Allora, sì, perché li ho vinti? No, perché non sono ancora arrivati. Arriveranno, però arriveranno. Io ne ho vinti 50.000. Poi, ovviamente, ci sono le tasse. Io prima ero sempre stato favorevole alle tasse, ho cambiato idea. Ora che le devo pagare io.
No, beh, scherzi a parte, è giusto che ci siano, ci mancherebbe. E poi c'è anche un'ampia parte che si perde nel cambio gettone d'oro, denaro, perché ti pagano in gettoni d'oro per legge. Ma che cosa l'ha divertita, o appassionata o incuriosita di più in questa trasmissione, anche magari dietro le quinte, tutta l'organizzazione dello studio, i conduttori? Il conduttore è simpatico, si scherzava, ci si divertiva. Allora era Frizzi? No, quando sono stato in onda io era Carlo, perché Frizzi era malato e si stava Carlo riprendendo. Conti, Esatto, era ovviamente. Carlo Conti. E comunque era un programma che in quel momento diventava comunque simpatico e divertente, perché ancora si sperava per Fabrizio Frizzi che tutto andasse bene, quindi non c'era quell'aria che adesso probabilmente si respira. Si scherzava, ci si divertiva. Ricordo un aneddoto divertente che un giorno è partita perché succede una telecamera, magari succede anche a voi. E quindi Carlo, che comunque è uno scherzoso, fa: "Oh, lo si fa bello scherzo, c'è lo studio della prova del cuoco, lì la si va a prendere, lì la si sostituisce, domani girano la frittatina e si ritrovano senza telecamera così." Carlo E Conti poi è bravissimo perché è molto brillante come conduttore, sì, anche poi. umanamente è una persona molto alla mano. Poi devo dire che scherzavamo, perché infatti si gira verso di me in quel caso e mi fa: "Io qui sento sempre una puzza di fritto che viene dallo studio accanto, io lo so che a te ti gasa," perché si vede che a me piace Ma questo intanto mangiare. che eravate in onda ha No, detto no, eravamo in questo. pausa. Fa: "Io lo so che a te ti gasa, ma a me la puzza di fritto mi dà." E con gli altri concorrenti c'è stato un clima molto cameratesco, bello, oppure ci sono stati così, dei problemi? Allora, io ho conosciuto, fate conto, 6 persone, 12 sere, 6 per 12, 72 persone. Quindi alcuni stupendi, davvero. Altri magari meno. Soprattutto capitavano gruppi fantastici, ne ricordo particolarmente due, e altri gruppi magari meno piacevoli. La cosa triste, non bella, è che dopo un po' di sere che sei campione, in alcuni gruppi si sviluppa l'istinto "affondiamo il campione", che è la cosa più sbagliata del mondo. Però, no, Anziché divertirsi così ma è serenamente. giusto andarli per vincere, ma un conto è andare per vincere, un conto è andare per far perdere un altro. Facendo un esempio Disney, è la differenza che c'è tra Paperone e Cuor di Pietra Fame d'Oro. Paperone vuol diventare ricco, Fame d'Oro vuol far diventare povero Paperone. E cambia tutto. Dovevate alloggiare in albergo oppure ritornavate a casa? Come funziona? No, no, essendo a Roma era un albergo, ovviamente a parte per chi viene da Roma, chi abita a Roma restava a casa sua. Quindi stavate tutti in uno stesso albergo? Sì, tutti in uno stesso albergo, infatti si mangiava magari a volte anche insieme, si chiacchierava. Poi, essendo stato campione io per tante sere, noi si girava una settimana prima di andare in onda. A un certo punto io ho perso l'elemento sorpresa, perché loro venivano, mi riconoscevano, sapevano che ero il campione e quindi iniziavano a chiedermi. Era bello, certo, ci mancherebbe, però non avevo più la sorpresa di farli trovare il giorno dopo che ero campione. Però la giocavo in altro modo, per dire, gli dicevo: "Hai visto i commenti che mettono su Twitter, come sono cattivi, così si angosciavano." Beh, insomma, si sviluppano quelle dinamiche che si sviluppano in qualsiasi altro gruppo umano, a quanto pare. Sì, poi la cosa più bella è che comunque, bene o male, c'era gente da tutta Italia. E quindi vedevi, conoscevi tante persone. Qui magari sei portato a vedere sempre le stesse facce, sempre le stesse persone, e comunque a vedere e a incontrare sempre gli stessi pensieri. Lì vedevi che veramente c'è comunque tanto spazio in questo paese per tante idee diverse, per tanti modi diversi di approcciarsi alla vita, e questa è stata la cosa forse più bella. Quella di incontrare altre persone in una situazione così di sfida con se stessi, di divertimento anche. Sì, ne ricordo tanti con gioia, tante persone molto simpatiche. Quelli che avevano più la voglia "affondiamo il campione" erano di solito, non sempre, i maschi. È una cosa molto maschile probabilmente. Le ragazze erano Più più... leggere, uno spirito più leggero, Sì, diciamo. più leggeri. Invece i maschi: "Oh, devo vincere, devo vincere, devo vincere." Ma vorrebbe partecipare a qualche altro quiz? Ma al momento non è che abbia questa cosa in programma. Magari condurlo, sì. Ah, le piacerebbe fare il Carlo Conti della situazione? Io il mondo della televisione l'ho sempre amato, quello sì. Adesso che lavoro sta facendo? Allora, adesso temporaneamente lavoro in un CAF, però è una cosa proprio Ah, temporanea. tutta un'altra cosa. Sì, è una cosa. L'ho fatto per pagarmi gli studi, sono laureato in scienze della comunicazione.
e ho lavorato in un CAF per pagarmi gli studi. Adesso ho ripreso questa cosa per tamponare un momento intanto che cerco altro, ma è un lavoro, per chi non lo sapesse, un CAF è un centro di assistenza fiscale, è un lavoro temporaneo, si lavora questi 3 mesi, è un po' come lo stabilimento balneare, lavori quei mesi lì, non è che dopo puoi lavorare, non c'è lavoro dopo proprio. E progetti di lungo termine per sfruttare bene la sua laurea? Diventare Carlo Conti. No, beh, non miro a quello. Bonolis. Beh, è un altro soggetto interessante che comunque da tanti anni anche lui in televisione, ma diciamo che Carlo Conti impera e ha uno stile che va bene per qualsiasi situazione. Ma diciamo hanno due stili diversi. Diciamo che forse lo stile di Carlo Conti, anche se è allegro, simpatico, è più ufficiale, quello di Bonolis è più forse fuori dalle righe, ma sono tutte e due a loro modo divertenti, simpatici. Non mi faccio offendere nessuno, che se la vedono mi tagliano le gambe, abbia pietà. Ecco, diciamo che forse magari gli idoli, io sono nato nell'85, quindi sono cresciuto ancora vedendo Mike, Corrado, Pippo Baudo. Con questo non gliela voglio tirare a Pippo perché è l'unico vivo che ho nominato. Diciamo che forse sono quelli magari che mi hanno più colpito, perché è naturale, ci sono cresciuto. I suoi amici o i suoi parenti cosa hanno detto di questa esperienza che lei ha fatto? Scaccia i soldi. No, no, sono stati contenti, tutti si sono fatti raccontare le varie cose, le varie fasi. Poi io sono uno che di aneddoti ne racconta molto volentieri con me. A me, l'ho detto anche al provino Rai, a me non è un problema farmi parlare, è farmi star zitto che diventa complesso. E invece bisogna fare anche quello quando si fa il conduttore, se aspira a questo. Eh sì, parlerò dentro di me allora in quei momenti. Va bene, allora le auguriamo di poter fare ancora delle esperienze che la portino comunque a esprimere bene le sue attitudini e quindi a utilizzare anche i percorsi di studio che lei ha fatto. Vuole aggiungere qualche altra cosa a questa intervista? Di sua spontanea volontà? Ringrazio ovviamente voi per avermi concesso questa opportunità, dopo ci accordiamo economicamente per questo ringraziamento. E ringrazio anche tutte le persone che mi fermano, sono incuriosite, mi chiedono appunto qualche curiosità, e a volte hanno timore di disturbare. Ecco, non disturbate mai. Se non mi fermate io mi offendo, ma se mi fermate sono contento perché sono un egocentrico e ammetto di esserlo. La ringraziamo tantissimo, allora auguri. Grazie.